Ciao, io sono Mick Nick. Scusate se mi mostro in questo modo, ma solamente per farvi vedere chi sono. Presentarmi mi sembra giusto. E adesso vi voglio spiegare come appunto riuscire a fare un DJ set tramite Android. In questo caso utilizzeremo il software, l'applicazione Cross DJ con Android e appunto collegarla a un controller esterno. In questo caso utilizzerò l'Umix Control Pro, sempre della Mix Vibe, e vediamo di cosa avremo bisogno. Appunto, il controller, e al controller dovremo attaccarlo per forza alla corrente, altrimenti l'alimentazione dell'USB non basta. Quindi iniziamo come prima cosa a dare l'alimentazione al nostro controller USB. Poi ovviamente non potremo utilizzare ancora le uscite, nel caso il vostro controller fosse dotato di uscite a dischi d'audio, non è ancora possibile utilizzarla, ma con Android L sembra di sì. Poi avremo bisogno appunto del cavo USB per collegare il nostro controller al nostro tablet, in questo caso un LG G-Pad, e avremo bisogno anche dell'adattatore, come potete vedere qua, da micro USB a USB. In questo caso possiamo appunto connettere il nostro cavo USB della console qua. Ok, ora andiamo a connetterlo al nostro tablet, così almeno vi faccio vedere tutti i passaggi. Connettiamolo qua via USB. Ok, andiamo a connettere alla porta micro USB appunto del nostro tablet. Eccolo qua. Ok, conviene sicuramente metterlo in modalità aereo, almeno nessuno mi disturba. Ok, connesso, e a questo punto dobbiamo andare a aprire il software Cross DJ, però prima voglio farvi vedere altri collegamenti che effettuerò appunto per poter fare il DJ set, chiamiamolo DJ set anche se in realtà è più un divertimento questo qua. Allora, cosa dobbiamo fare? In questo caso possiamo anche fare lo split audio grazie a questo jack che io mi sono creato da solo, ma in vendita ce ne sono di vari tipi, che in pratica splittano l'uscita stereo, diventerà in mono, in questo modo potremo avere anche il preascolto. Andiamo ad attaccare qua all'uscita. Ok, e a questo punto cosa dobbiamo fare? Un'uscita gli daremo il master, ovvero utilizzando un mini jack qua, e lo andremo ad attaccare appunto alla nostro speaker, alla nostra cassa. In questo caso io utilizzo questa cassa qua dell'Altec, niente di che, ma potete attaccarla a qualsiasi tipo di amplificazione. Ora vado ad attaccare su la Aux-in e la vado ad accendere. Questa cassa funziona anche Bluetooth, ma in questo caso io preferisco utilizzare il cavo. Ok, andiamo qua, posizioniamola. Poi cuffie, queste sono le mie cuffie, e le vado a inserire appunto dall'altra parte, nell'altra uscita. Se per caso avete un mixer esterno e volete collegare il vostro tablet o il vostro telefonino, basterà che all'uscita, invece di collegare alla cassa qua, collegate questo mini jack con i due pin bianco e rosso, questi li attaccate nel mixer e poi potete fare il vostro DJ set. Ora mettiamoli da parte. Ok, bene, abbiamo collegato tutto. Questi sono i collegamenti. Vi ricordo, controller deve essere alimentato, perché se non è alimentato non funziona. Poi il cavo USB del controller deve essere attaccato tramite il tablet con un adattatore USB, micro USB o OTG come però preferite. Poi io ho preferito metterci anche questo sdoppiatore in modo da avere il preascolto, ma potete anche attaccarlo direttamente all'uscita. Bene, ora apriamo il software che è Cross DJ. Io ho la versione completa, che vi ricordo costa 7 euro, ma secondo me, scusate, li vale veramente tutti. E niente, ora possiamo utilizzare come un controller MIDI appunto l'Umix Control Pro. Cosa fare però? Prima di tutto dobbiamo andare sulle impostazioni,
Scusate, sulle impostazioni. Ah, scusate, mi è avuto un attimo di... Allora, andiamo su Advanced Settings e andiamo appunto a configurare il nostro controller. Allora, io metto anche l'auto gain, che almeno mi sistema il volume da solo, master limiter, possiamo mettere anche lui. Poi, ecco qua, connect UMIX controller. UMIX controller, ricordo che per il momento funziona solamente con i controller marchiati MIX Vibe, cioè quelli appunto prodotti da CrossDJ, ma hanno assicurato che fra poco saranno compatibili anche con altri controller. Ora connettiamolo, connect, consentire l'applicazione CrossDJ del dispositivo USB, vediamo ok, e questo qua ci dice che appunto il controller è stato appena configurato ed è pronto all'utilizzo. Però in questo caso io vado anche a settarmi lo splittaggio per le cuffie, che se non ricordo male era qua da qualche parte. Coder output mode, ok, norma split, come possiamo vedere normal in questo caso l'audio andrà sempre fuori, invece facendo lo split possiamo splittarlo e in questo caso abbiamo un'uscita che appunto andrà al master, ovvero alle casse, e un'uscita che andrà nelle cuffie. In questo modo avremo appunto il nostro preascolto. Vi ricordo che potete anche tramite mixer, se avete un mixer esterno, potete splittare ugualmente le due uscite in modo che avete su due canali differenti le tracce, però in questo caso avrete ovviamente l'uscita, anche in questo caso è mono, la qualità comunque della musica un po' ne perderà. Comunque, vabbè, vi dico, è solamente un divertimento. Allora, come possiamo vedere, abbiamo tutto configurato. Ora guardiamo il mixer, come potete vedere, risponde perfettamente ai controlli. Il fader, ok, poi abbiamo appunto anche il preascolto, come potete vedere il preascolto si accende, si ha anche la traccia B. Poi abbiamo tutti i vari potenziometri dei bassi, medi, alti, bassi, medi, alti. Poi abbiamo gli effetti che, come possiamo vedere, si comandano appunto tramite questo controller, come potete vedere delay, echo, high pass, cut, eccetera eccetera. Poi li vedremo meglio. Per selezionarli basta girare la rotellina e premerlo e avremo selezionato l'effetto. E tramite appunto il potenziometro possiamo controllare il suo volume. Poi stessa cosa per il deck B, selezioniamo quello che vogliamo, poi andiamo sui loop. Come possiamo vedere, possiamo anche decidere la grandezza dei loop, sempre con questa rotellina dei loop, come possiamo vedere qua a lato, in alto a destra. E niente, ora carichiamo una canzone. Per caricare una canzone devo dire in modalità molto comoda, perché girando in pratica come posso dire, il potenziometro delle playlist, possiamo sceglierne una, ad esempio questa, e la carichiamo su load A e la carichiamo appunto sul A. Ora non ci resta altro che premere play. Torniamo alla pagina principale. Ah, vi ricordo che potete anche tramite il pitch bend regolare la velocità della canzone, oppure se non riuscite a farlo potete premere anche sync per maggior comodità. Andiamo in play, ok, ora non si sente perché ho il volume basso, scusate. Ops, ho sbagliato, premuto per chiudere. Ok. Ah, ecco, niente, ho semplicemente invertito l'uscita master con quella delle cuffie. Può capitare, scusatemi. Ecco. Bene. Aumentiamo il volume del master. Ok. Andiamo a vedere, suona. E qua riesco a sentirmi l'altra canzone. Ah, prima devo caricarla. Vediamo la canzone, ad esempio questa. Ok. Let me take a selfie.
tiriamo giù, vi faccio vedere che qua appunto nel preascolto, nelle cuffie, io sento l'altro traccia. Ok, bene, qua stanno andando. Ora guardiamo un po' di effetti. Sbasso un po' perché è un po' troppo alto, come potete vedere funziona anche il comando master da qua. Andiamo a vedere un po' di effetti. Allora, loop. Anche gli effetti, guardiamo l'effettistica. Ok, troviamo altri effetti, ad esempio un filtro. Ok, loop, come l'abbiamo già provato, ma ve li faccio rivedere. Ok, funziona, devo dire, molto bene. E poi qua possiamo velocizzare, come detto, con la jog wheel la velocità della canzone se non è a tempo con l'altra. Ora niente, andiamo a mixare. Potete sentire, andiamo con l'altra. Prendiamo un po', vuol dire che può essere davvero molto comodo, che in pratica ci toglie il computer. Spero che venga implementato presto la possibilità di poter utilizzare la scheda audio del, appunto, del nostro controller. Andiamo un po' avanti. Ok, ok, proviamo col mixaggio. Gli effetti con andare qua, per i loop di qua, però funziona anche senza andare nella pagina. Per ora non mi ha mai dato nessun tipo di problema, non mi si è mai impallato, e l'ho utilizzato anche per un'ora e mezza e niente, devo dire che funziona bene. E questo è tutto. Continuate a seguirci sul nostro blog IraviCnic. Buona giornata, buona serata, buonanotte, buongiorno, dipende da quando vedete questo video. Ciao.